Pedalata ecologica, itinerario ciclopedonale Puccini inserita nella manifestazione aspettando i mondiali di ciclismo 2013. Gentili telespettatori appassionati di ciclismo, la buonasera da Celle Puccini. Piccola stazione nel comune di uh, Pescaglia in uh, provincia di Lucca e località in uh, cui Giacomo Puccini... Passava le vacanze dal, dai parenti che eh, abitavano proprio su eh, questo borgo, eh, sulle colline Lucchesi. La partenza di questa pedalata che poi si concluderà a Torre dell'Agua viene proprio da Celle Puccini. Ed allora, prima di prendere il via, andiamo ad ascoltare il saluto dell'amministrazione comunale di Pescaglia. Un eh, giornalista, per essere all'altezza del suo compito, deve immergersi. In eh, ciò che fa, ecco, stamani mi sono vestito da, da ciclista, anche se come ciclista sono davvero scarso per eh, la partenza di questa eh, ciclopedalata di Puccini, ma naturalmente la partenza non può che essere da celle. Siamo nel comune di Pescaglia, quindi con l'assessore eh, Santini che darà poi il via a questa pedalata che ci porterà fino a Torre del Lago. Sì, intanto vi do il benvenuto, siamo a Celle dei Puccini dove sono, dove sono nati tutti gli avi del, del famoso maestro Giacomo Puccini. Eh, per noi è un piacere darvi il benvenuto nel nostro, nel nostro piccolo paese, nel nostro pi, piccolo ma grande comune, ci auguriamo che vada tutto per la meglio e vi facciamo in bocca al lupo. Ecco, quindi partiremo qui da, da Celle dei Puccini, per fortuna siamo in cima ai colli di Pescaglia, quindi tutto in discesa fino a Torre del Lago. Che iniziative fate per questo paese così bellino, raccolto ecco, attorno al nome di questi avi di Puccini? Vengono fatte diverse manifestazioni organizzate da parte dell'Associazione Lucchesi nel Mondo che tiene sotto stretta sorveglianza e custodisce gelosamente questo chicca di museo, eh, sono fatte piccole, piccole manifestazioni perché il, il paese che si presta è piccolino ma ha un bellissimo borgo davanti alla casa, ma presto verrà realizzato un anfiteatro, un nuovo anfiteatro, è stato fatto già il progetto, ci auguriamo che parta il prima possibile, un anfiteatro naturale che viene realizzato nell'andrio davanti proprio davanti alla casa de, del maestro Giacomo Pucci. Primo raggruppamento a Ponte a Moriano dove vengono ufficializzati Altri partenti che poi si aggiungeranno al nucleo iniziale che è partito da Accelle Puccini in mattinata eh, lungo il percorso verso Massaciuccoli. E poi un'iniziativa del tutto particolare, un traghetto che porterà i partecipanti del ciclo raduno di questa pedalata ecologica fino alla casa di eh, Giacomo Puccini. Vi dicevo la partenza da Accelle Puccini, dove. L'associazione Lucchesi nel mondo ha adibito proprio la casa dove Giacomo Puccini eh, passava le eh, vacanze ad un museo in ricordo proprio del grande eh, compositore lucchese. E questa è una manifestazione che eh, si eh, pone come una tappa in eh, vista dei Mondiali 2013 che partiranno, la prova dei professionisti partirà proprio da eh, Lucca e quindi un'occasione ancora per eh, dimostrare l'affetto verso il mondo della bicicletta delle terre eh, lucchesi. Sicuramente c'è da ricordare il, sempre l'impegno a fianco del, di tutti coloro che eh, svolgono l'attività ciclistica e tutte le eh, società, e sono davvero tanti, presenti nel territorio della provincia di Lucca, del federciclismo eh, lucchese, con il Presidente, Giancarlo Battaglia che non manca mai di eh, mostrare il proprio supporto a tutti coloro che eh, dimostra, si dimostrano intenzionati a spendere il eh, proprio tempo, le proprie energie per eh, le corse in bici, per il ciclismo. Vi dicevo questa pedalata ecologica sarà quindi un'iniziativa per eh, ricordare una figura importante, quella del compositore Giacomo eh, Puccini e per lanciare ancora una volta il grande appuntamento che ormai eh, si sta avvicinando sempre di più tra poco più di un anno in terra toscana con partenza da Lucca e conclusione a, a Firenze si svolgerà la prova eh, dei professionisti del campionato del mondo Toscana 2013. Si entra nel eh, percorso ciclabile che eh, praticamente segue il corso del fiume Serchio, come vedete si sta infoltendo il gruppo dei partecipanti. Sarà così fino all'arrivo. Posto dopo il traghetto, dopo la, il traghetto che da Massaciuccoli porterà gli atleti a Torre del Lago, ancora un passaggio davvero bello e suggestivo su questo percorso pedonale che costeggia il corso del fiume Serchio. Non sono finite qui le tappe di questa pedalata ecologica le seguiremo passo passo con le nostre immagini andremo a sentire anche le voci dei protagonisti di coloro che quest'oggi hanno vissuto questa bella giornata di sport baciata anche da un tempo da una condizione atmosferica che sicuramente si è dimostrata favorevole all'evento e alla giornata stessa Giacomo Puccini talento indiscusso della musica Uh, compositore uh, de italiano sicuramente riconosciuto in uh, tutto il mondo con uh, le sue opere tra le più celebri uh, sicuramente citiamo la Turandot ma tante altre sono le opere che uh, fanno di uh, Puccini uno dei compositori uh, più apprezzati nella storia della musica mondiale siamo proprio nel tratto del circuito del itinerario ciclo pedonale che segue il corso del fiume Secchio. Eccole qua queste immagini, come vedete, hanno partecipato davvero tutti, eh, tanti tipi di eh, partecipanti. Si parte dai bambini, dalle bambine, per arrivare a, agli anziani ed anche alle eh, donne. Davvero una eh, manifestazione aperta a tutti, con tutti i tipi di bici. Che è questa l'occasione per davvero vivere la bicicletta a 360 gradi. E quando si parla di bicicletta non si può non parlare di una delle città che eh, sicuramente rappresenta il ciclismo, vale a dire Lucca. Basta camminare qualche metro all'interno delle mura storiche di Lucca per accorgersi quante siano le bici nel centro di Lucca. E dal sindaco di Pescaglia al sindaco di Lucca, seconda tappa della ciclopedalata ecologica di Puccini, il neo sindaco eletto Alessandro Tambellini. Ma io sono molto felice di essere qui a dare il via stamattina a questa pedalata ecologica. La, scicla, la pista ciclabile Puccini che arriva fino a Massasciuccoli, si può dire, è una delle iniziative più importanti realizzate negli ultimi tempi. Vorremmo fare di più per la bicicletta, perché la bicicletta per una città come Luca costituisce il mezzo ideale di, di trasporto e sarà, ripeto, una delle nostre prossime preoccupazioni. Ed è proprio il neo sindaco di eh, Lucca, Alessandro Tambellini, eh, che abbasserà la bandierina del Via, una sorta di anticipo di quello che poi avverrà tra poco più di un anno. Sarà eh, proprio lui, sarà proprio la sua città a dare il via ai campionati del mondo dei professionisti su strada nel eh, percorso. Luca Firenze. Parte anche lui in bicicletta, Alessandro Tambellini, così come. Uh, ha fatto l'assessore allo sport Santini del comune di Pescaglia e l'assessore provinciale uh, Francesco Bambini che uh, hanno raggiunto uh, e fatto tutta la passeggiata in bicicletta fino a Massaciucoli. Parte anche con uh, un buon ritmo, il neo sindaco Di Luca si porta idealmente in testa questa bella carovana colorata che. Adesso da Lucca lungo il corso del fiume Serchio raggiungerà la uh, frazione di uh, Massaciuccoli e quindi poi l'attraversamento fino all'altra sponda del lago di Massaciuccoli, il lago di Giacomo Puccini, per poi ritornare una volta ultimata la uh, pedalata. Vediamo Ernesto Bianchi e cogliamo l'occasione per uh, ricordare chi ha allestito questa manifestazione, questa pedalata. Ecologica Itinerario Ciclo Pedonale Puccini aspettando i mondiali di ciclismo 2013. L'organizzazione vi ho detto è a, è a cura dell'Associazione Ciclistica Le Mura 2008 con il presidente Angelo Battaglia. Il contributo del uh, uh, Federciclismo Provinciale con il presidente Gianfranco Battaglia e i collaboratori sempre attivi e sempre pronti a, a nuove sfide Pierluigi Poli e Ernesto Bianchi. E Ottavio vissuto. Questo è un po' uh, la, lo scheletro di uh, coloro che hanno reso possibile anche questa organizzazione, questa uh, pedalata cicloturistica che si svolge proprio su questo itinerario ciclopedonale Puccini, che ha il pregio di collegare uh, le due zone della provincia di Lucca: quella della Piana e poi la zona della Versiglia lungo il corso del fiume Serchio e poi verso lo splendido scenario del lago di Massaciuccoli. Il gruppo dei partecipanti adesso si trova ad un attraversamento eh, stradale. È buono, ottimo, anzi il servizio d'ordine garantito dell'organizzazione come vedete, personale appiedato garantisce che tutto eh, si svolga nel migliore dei modi, che tutto si svolga in sicurezza, perché eh, come vi ho detto, davvero va legato il mondo di coloro che hanno preso parte a questa pedalata ecologica con tutti i tipi di biciclette e con tutti i tipi di eh, ciclisti dalle donne ai bambini, passando per gli anziani, passando attraverso i tandem e eh, le bici eh, da bambino. Qualcuno ne approfitta anche per fare una corsa attraverso il folto eh, gruppo dei partecipanti, che all'arrivo saranno oltre 100. L'itinerario ciclopedonale Puccini, lo vediamo rappresentato in grafica in queste immagini, presenta anche eh, qualche difficoltà altimetrica proprio nel passaggio. Tra la zona della Piana e la Versiglia, ovviamente queste eh, sono le colline della provincia di Lucca. Sono le colline, le splendide colline eh, della provincia che ha visto crescere e nascere Giacomo Puccini, che viene ancora una volta ricordato sia con questa manifestazione, sia con questo itinerario ciclopedonale. E lo sarà ancora una volta ancora di più in occasione dei mondiali di ciclismo del 2013. Vi ricordo che la prova su strada dei professionisti nel 2013 partirà proprio da Lucca, all'interno delle mura storiche della città di Lucca, quindi in uno splendido scenario per concludersi a Firenze, dopo aver attraversato alcuni dei luoghi che hanno scritto la storia del ciclismo in terra di Toscana. Alcuni fra tutti, li eh, ricordiamo, si eh, trasferirà eh, da Larciano dove si disputa eh, l'annuale Gran Premio di Larciano per professionisti, poi il passaggio sulla collina di eh, San Baronto, quindi il doveroso omaggio a Casa Guidi all'ex commissario tecnico Franco Ballerini, scomparso eh, qualche anno fa, e a cui ovviamente non possono non essere dedicati i mondiali di Firenze 2013. Il gruppo dei partecipanti sta continuando la pedalata, davvero splendide eh, queste immagini, il percorso itinerario ciclopedonale Puccini si snoda attraverso alcune delle zone più belle della provincia di Lucca, attraverso la natura che in queste zone davvero regna incontaminata e i ciclisti hanno, in, hanno tutto per sé il, uno scenario che è perfetto per lo svolgimento dell'attività eh, di... Eh, pedalare sulle biciclette come vedete tutti i tipi di bici anche eh, bici da strada mountain bike tandem davvero non manca niente per questa giornata di, eh, di ciclismo ma non solo perché è davvero una giornata eh, di amicizia una giornata di incontro per vivere la bici in un modo eh, veramente diverso attraverso le strade di Giacomo eh, Puccini siamo adesso tornati nella strada asfaltata, ci stiamo dirigendo verso eh, Massaciuccoli dove l'organizzazione ha predisposto un attraversamento eh, su battello del lago di Massaciuccoli per raggiungere proprio Torre del Lago, Torre del Lago eh, luogo dove è cresciuto Giacomo Puccini, luogo che è legato indissolubilmente al nome del eh, compositore toscano. E quindi sarà anche l'occasione per tutti coloro che hanno partecipato a questa pedalata ecologica per farsi una girata in barca nello splendido scenario del lago di Massaciuccoli. Linea a questo punto a Daniele Vanni che ha raccolto per noi le interviste. Dopo gli avi sulla collina di Pescaglia c'è Le Puccini, la casa natale di Lucca. Con, ora siamo sul lago di Puccini, siamo con il vice sindaco di Massa Rosa del saldato siamo arrivati quasi a casa di Giacomo. Siamo arrivati quasi a casa di Giacomo, non c'è solo questo nel comune di Massarosa, siamo a Massa Ciuccoli nella più bella frazione del nostro comune che è una frazione che offre cose straordinarie, offre innanzitutto il lago di Massa Ciuccoli che era il lago di Puccini che è un contesto naturale straordinario, bellissimo. Offre i resti romani, pochi penserebbero che in Versilia eh, ci siano dei resti di epoca romana importanti come quelli di Massaciuccoli, c'era una manzio romana, una villa romana eh, che sono straordinari e l'amministrazione è impegnata a valorizzare tutto questo. È impegnata eh, in collaborazione con altre amministrazioni, con la provincia di Lucca eh, attraverso la realizzazione della pista ciclabile. La pista ciclabile che un anno collega il fiume Serchio con... Eh, quindi L'asse più importante della provincia con il lago e col comune di Massarosa è stata una realizzazione straordinaria che sta portando tanti turisti nelle nostre zone e l'amministrazione è impegnata anche in altri campi, sta cercando di valorizzare il museo della Villa Romana. Insieme all'ente parco, stiamo concludendo la ristrutturazione della Brilla, che diventerà un centro espositivo di importanza almeno toscana. E quant'altro, quindi tantissime cose, questa è una giornata molto bella, una giornata insomma all'insegno della valorizzazione turistica del nostro territorio. Sulla splendida pista ciclabile è scivolato l'assessore Regoli, ma si è subito ripreso e è arrivato con i primi. Eh sì, no, è cascato il ragazzo davanti a me, quindi non ho fatto un tempo a frenare però la cosa bella è effettivamente questa partecipazione, questa bella giornata una pista articolabile che effettivamente è una meraviglia e credo che vada utilizzata proprio anche per il benessere personale e fisico che è buona salute per tutti Un altro assessore provinciale che è giunto con i primi bambini senza cadute come regoli ma ho visto che pedalava anche in salita molto bene Sì, ho voluto fare tutto il percorso da Celle fino a Massaciuccoli è un bellissimo percorso, noi siamo impegnati a ultimare la pista ciclabile, abbiamo presentato un nuovo progetto per il tratto che va da Ponta Moriano a Celle, con la provincia di Pisa stiamo realizzando un tratto fino a Nodica, vogliamo arrivare alle foci del Secchio e quindi anche a Torre del Lago per collegare dei luoghi simbolo della vita di Puccini, Celle e Torre del Lago, passando per Lucca. Ecco, proprio una pista ciclabile spettacolare, abbiamo fatto stamani, eh, che poi ci ricollega idealmente alla Garfagnana, quindi dalla Garfagnana potremmo arrivare fino alla foce del cerchio. Ma io penso, lo dico con orgoglio, che una volta terminata... Sarà una delle piste ciclabili più belle d'Italia, già attualmente sta richiamando molti ciclisti, molti turisti, soprattutto il tratto intorno al lago è uno dei tratti indubbiamente più suggestivi in un paesaggio bellissimo con dei tratti di pista realizzati tenendo conto anche dell'impatto ambientale, quindi una bellissima pista, l'avete vista anche stamani. Animatore e anima di ogni iniziativa ciclistica, di ogni corsa che avviene a Lucca è Gianfranco Battaglia, presidente della Federazione Ciclistica. E quindi anima anche di questa ciclopedalata di stamani, organizzata dall'Associazione Ciclistica Le Mura. Sì, mi sembra una giornata stupenda, ideale: dopo tanta pioggia sembra sia riuscito tutto bene, significativa, no? cioè, questa manifestazione rientra nel quadro aspettante mondiale del 2013, come si sa si svolge in Toscana, da Lucca c'è la partenza della gara professionisti e Lucca insomma l'emblema di Lucca, la persona conosciuta tutto il mondo è Giacomo Puccini, praticamente siamo partiti da, da dove c'erano gli avi, ci andavamo in villeggiatura fine quattro ore del lago facendo tutto l'itinerario. Lungo, lungo il fiume Serchio. Mi sembra che fino ad ora sia andato tutto bene, sono veramente soddisfatto, è stata la prima esperienza anche come organizzativa no? perché insomma, abbiamo fatto diversi concentramenti, la gente c'è abbastanza partecipazione e questo ecco, possiamo diciamo, considerarsi soddisfatti e per altre cose proprio dico qui siamo a Tor del Lago dove c'è Abbiamo visitato il Museo dei Puccini. Insomma, ehm, diciamo una bella giornata, tutta ecologica, proprio nel vero senso della parola. E auguriamo un po' di fare altre manifestazioni, sempre aspettando il Mondiale del 2013. Ecco, le prossime tappe in avvicinamento del mondiale quali saranno? Ma sai, qui tutto dipende dalle risorse finanziarie che ci sono in campo, perché qua è il problema del mondiale gira e gira, il problema principale non è tanto l'organizzazione quanto le risorse finanziarie. Io cioè, mi piacerebbe organizzare un'altra manifestazione o due perlomeno un'altra un, un, un sul fiume, là la terrazza Petroni a Lucca, mi piacerebbe anche un ciclocross a livello internazionale, no? insomma, mi piacerebbe, però è tutto legato al problema delle risorse finanziarie, perché senza, senza risorse finanziarie oggi si fa poco, magari si fanno, non si fanno in maniera eclatante, in maniera così più bonaria, più semplice, però eh, ci, vuole, ci vuole questo, insomma, i ecco, tempi che corrono. Gli enti pubblici raschiano il fondo, le ditte private è sempre più difficile, insomma vediamo. Cioè io mi augurerei su settembre-ottobre vedere se mi riuscisse a farla sempre di nuovo sul fiume, perché ormai le, le mura di Lucca sono ultravalorizzate, cioè abbiamo fatto campionati europei, campionati italiani, abbiamo fatto dico, eh, tantissimi anni in giro d'Italia, ciclocross, insomma eh, per carità dico, ormai diciamo che a livello, a livello eh, a livello nazionale e internazionale sono molto conosciuti Mi piacerebbe valorizzare un po' il parco fluviale perché insomma, anche eh, la natura, insomma, no? diciamo che sia la, la, il comune e la provincia dovrebbero insomma, investirci qualcosa perché è un parco bellissimo, un po' trasandato se vogliamo, va detto senza mezzi termini però ecco, non, non ci vuole grandi cifre per poterlo veramente utilizzare a pieno da cittadini lucchesi. È un grosso polmone, al di là delle mura, ma è anche un grosso polmone. Si vede scorrere il fiume Serchio, insomma, e, insomma vediamo via. E, tanto abbiamo fatto questa, insomma, mi ritengo abbastanza soddisfatto. Dal padre al figlio, dal presidente della federazione ciclistica lucchese Battaglia, al figlio Battaglia che ha preso un po' le redini e eh, il, il testimone dal padre e oggi organizza come presidente dell'associazione Le Mura questa ciclopedalata che ci ha portato fino alla casa di Puccini. Sì, è un'iniziativa che l'abbiamo creata per, diciamo, aspettando il Mondiale del, 2012, del 2013 che sarà il prossimo anno a Lucca per valorizzare tutto il nostro territorio partendo dalla Garfagnana dove Puccini cioè, è, è, ha vissuto fino ad arrivare a Lucca, città natale, per poi arrivare nel comune di Massa Rosa a Massaciucli sul lago di Massaciocco di e qui a Torre del Lago nella splendido scenario di Viareggio. Un'amministrazione che ripeto ha avuto anche un grandissimo successo perché abbiamo più di 100 diciamo, partecipanti che poi si sono aggiunti anche atti qui nel Comune di Massa Rosa per cui fa onore a questa società che già ha avuto delle grosse soddisfazioni perché ha organizzato sia campionati italiani di ciclocross e campionati diciamo europei ciclocross nell'anno precedente che ha avuto un risalto mediatico a livello di tutta Europa. Per cui confido nel nostro gruppo, nelle nostre associazioni, continuerà a promuovere il ciclismo, continuerà a promuovere queste iniziative non solo. Per il mondiale del prossimo anno, ma anche perché eh, credo fortemente nel ciclismo. Fra l'altro sarebbe il eh, modo di convincere a Lucca che vorrei fare la cittadella del ciclismo. Cioè praticamente come, un po' come il calcio, creare una scuola del ciclismo a Lucca no? in cui far correre eh, diciamo, questi eh, giovani partendo dalle scuole elementari e poi medie in un circuito diciamo, chiuso. Perché sapete che oggigiorno il problema del ciclismo è che si, vi, si viaggia solamente sulle strade, per cui traffico, macchine, camion, è molto pericoloso e per cui tante famiglie e tanti giovani che mi piacerebbe fare ciclismo abbandonano la strada di ciclismo per altri sport, cosa che non so se ci riuscirò e, 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 e sarebbe una cosa che anche, farebbe molto piacere a mio padre perché è dieci anni che è presidente della Federazione Ciclistica a creare una struttura a Lucca in cui valorizzare il mondo del ciclismo partendo dai giovani. Una domanda d'obbligo anche ad un collega. Rossi che è direttore dell'organizzazione dei prossimi mondiali a Lucca a cui si ispira questa ciclopedalata di oggi Sì, oggi è una giornata molto bella per noi finalmente, concretamente c'è un coinvolgimento della nostra città devo dire che questa pista ciclabile è un fiore all'occhiello dovremmo veramente promozionarla molto anche all'estero Abbiamo intenzione nell'ambito della fiera che ci sarà a Ghent prossimamente in Germania di portare proprio tutte queste bellezze e queste cose e a Maastricht quando presenteremo il mondiale dell'anno prossimo sicuramente voglio dire questo incoming turistico sarà una delle cose più importanti da fare. Complimenti all'organizzazione per questa splendida diciamo, pedalata che mi pare abbia avuto anche un bel successo di pubblico. E l'organizzazione del mondiale come procede? Dunque come l'organizzazione del Mondiale procede nel senso che abbiamo fatto tutta una serie di cose molto importanti ieri come avete letto sui giornali di stamattina abbiamo anche premiato un ragazzo di Grosseto che ci ha dato lo spunto per la prossima mascotte del Mondiale che è Pinocchio appunto eh, sono stati identificati i percorsi, è stato fatto un piano marketing, si è stato fatto il piano di comunicazione sono stati fatti diversi incontri con l'UCI sono state avviate trattative con organizzazioni importanti per la ricerca degli sponsor. Siamo un pochino in salita, non vorrei ribadire un po' il solito concetto che è in bocca a tutti, ma certamente questo governo che non ci dà ancora questi aiuti è un grosso problema perché tutto il budget mondiale si poggia esclusivamente sull'intervento del governo e degli enti locali Il mondiale costa 13 milioni e mezzo, 14 in una fase come questa. Pensare diciamo, di coprirlo con gli sponsor è impossibile e quindi voglio dire questa promessa fatta all'epoca da Berlusconi bisogna che in qualche modo si concretizzi. Ciclopedalando senza fretta siamo arrivati dagli Avi di Pescaglia attraverso Lucca a casa di Giacomo che se fosse oggi vivente certo dovrebbe smettere il suo vizio. Che lo portò a morte nel 24 il fumo, perché naturalmente con la bicicletta è poco è consono.